Buongiorno a tutti e sono Anita di KivaInternational.com. Oggi parliamo di stage all'estero o internship, come viene chiamato in inglese. Questa opportunità incredibile per i ragazzi dai 16 anni in su di fare un'esperienza entusiasmante in inglese all'estero. Dunque, vediamo un po' insieme i requisiti per partecipare ad uno stage all'estero. I nostri requisiti sono un'età superiore ai 16 anni, un livello di inglese tra il B1 e B2, non richiediamo l'ausilio di una certificazione, la permanenza in azienda per almeno 3 settimane. Richiediamo questo tempo perché le aziende fanno molta difficoltà a darci il benestare per ricevere uno stagista per un periodo minore alle 3 settimane. Inoltre, anche per lo studente l'esperienza diventerà molto più formativa se riuscirà a rimanere almeno 3 settimane. Infatti, di solitamente le prime 2 settimane lo studente ingrana e riesce a capire un po' come funziona l'azienda o comunque il settore che ha richiesto per lo stage. E la 3ª settimana è proprio quella in cui lo studente alla fine apprende di più. Per questo motivo consigliamo le 3 settimane come minimo, mentre per il tempo massimo è di 6 mesi. Richiediamo inoltre di inviarci un curriculum vitae in inglese e una cover letter. Inoltre, molto spesso le aziende richiederanno allo studente un mini colloquio di lavoro in inglese che potrà venire effettuato in loco oppure su Skype. Per quanto riguarda il curriculum e la cover letter, noi riusciamo ad inviare allo studente un esempio da seguire in modo da guidarlo e supportarlo anche nella redazione di questi documenti. I settori per lo stage e l'internship a disposizione dei nostri studenti sono veramente moltissimi e vanno dall'azienda di marketing e comunicazione all'ufficio del turismo, ad un negozio di articoli sportivi, ad un ristorante, eccetera, eccetera. Potrete consultare tutti i settori disponibili sul nostro sito e vi lascerò qua sotto il link. Inoltre, per chi fosse interessato può inviarci una mail ad info@kiva-international.com e potrà ricevere gratuitamente la brochure con tutti i nostri prezzi e le informazioni dettagliate di cui ha bisogno. Altre informazioni utili per coloro che hanno intenzione di partire sono sicuramente il periodo. Allora, la scelta del periodo è totalmente a discrezione dello studente. L'importante è che si parta la domenica e si ritorni la domenica. Questo perché l'alloggio, che sarà compreso nel prezzo, va appunto da domenica a domenica, mentre per quanto riguarda lo stage saranno le classiche 8 ore lavorative dal lunedì al venerdì. I sabati e domenica sono liberi e i ragazzi potranno visitare la città nella quale stanno facendo lo stage. Le destinazioni che abbiamo a disposizione al momento sono per l'Irlanda, Dublino, e per il Regno Unito, Brighton. Dublino è una città multiculturale, multietnica, una capitale, una città molto tranquilla, ma allo stesso tempo con moltissime attività da svolgere durante il weekend e specialmente durante il periodo estivo. Per quanto riguarda Brighton, invece, è una cittadina più piccola sul mare, a circa 1 ora di treno da Londra, per cui se il ragazzo avrà voglia di visitare Londra potrà farlo semplicemente prendendo il treno il sabato e la domenica e visitare quindi anche la capitale. Tutti i nostri stage comprendono un tutor in azienda che seguirà il ragazzo durante queste settimane di stage, e anche un supporto in loco 24 ore su 24. Inoltre ci sono diversi alloggi disponibili per i nostri ragazzi, dalla famiglia, che consigliamo per i minorenni, all'appartamento in condivisione con altri ragazzi o al resident studentesco. Per maggiori informazioni non esitate a contattarci.
Un'informazione molto utile per i ragazzi degli istituti superiori è quello di poter ricevere i crediti dell'alternanza scuola-lavoro grazie ai nostri stage all'estero. Infatti collaboriamo già con moltissime scuole, facciamo anche delle presentazioni gratuite per spiegare appunto che cosa significa fare uno stage all'estero e compiliamo noi i documenti che sono necessari appunto per venir riconosciute le ore dell'alternanza scuola-lavoro. Ora vediamo un po' insieme le motivazioni principali per la quale un ragazzo dovrebbe fare uno stage all'estero. Luisa Todini, presidente dell'Associazione Costruttori Europei, dice: quando leggo un curriculum non controllo necessariamente il voto di laurea e il tempo per conseguirla. La preparazione è fatta di tanti fattori. Magari c'è un candidato un po' fuori corso che però ha fatto un'importante esperienza di volontariato, che è stato all'estero, che ha ritardato perché nel frattempo ha avviato una piccola impresa. Motivi quindi principali per la quale un ragazzo dovrebbe fare uno stage all'estero è quello di poter inserire poi nel proprio curriculum un'esperienza così importante. Parlare ovviamente dell'opportunità di apprendere la lingua in loco, ma soprattutto con nativi e in un ambiente di lavoro. L'esperienza infatti dello stage è molto più efficace di un classico corso d'inglese. Altre motivazioni sono affrontare una nuova cultura, infatti immergersi in una cultura diversa con persone che parlano una nuova lingua sono un'esperienza incredibile per un ragazzo giovane e che aiuta a crescere moltissimo. Allargare il proprio network internazionale, e non è una cosa banale, infatti poter lavorare all'estero può assicurare la conoscenza e l'incontrare persone provenienti da altri paesi, e non si sa mai che un giorno queste persone potrebbero offrire un'esperienza lavorativa di altro tipo. Ad esempio, l'azienda si trova molto bene con il ragazzo che ha fatto lo stage, potrebbe offrire direttamente al ragazzo un'opportunità lavorativa appena diplomato. Staccare dalla routine, fare qualcosa di nuovo, quindi vivere un'esperienza entusiasmante in un altro paese, imparare la lingua e vivere una nuova città. Una delle motivazioni sicuramente principali del perché un ragazzo dovrebbe fare uno stage all'estero è quella di capire il prima possibile quello che è la sua vocazione, quello che dovrebbe poi diventare il suo vero lavoro. Quindi come farlo? Facendo uno stage all'estero, infatti, è possibile testare sul campo se il lavoro per la quale poi si andrà a studiare magari all'università sarà effettivamente il lavoro che piace. Ad esempio, lavorando con molti ragazzi, alcuni anche molto decisi ad andare a studiare ad una facoltà piuttosto che un'altra, facendo le 8 ore di lavoro per circa un mese e mezzo, si sono accorti che effettivamente quel lavoro non faceva per loro. Per questo motivo hanno poi scelto di andare a studiare qualcosa che fosse molto più affine ai propri interessi e alle proprie capacità. Ricapitolando, vi ho spiegato quali sono i requisiti per richiedere lo stage all'estero. Vi ho spiegato per quale motivo un ragazzo è importante che faccia un'esperienza del genere, che possa poi inserire nel proprio curriculum, allargare il proprio network internazionale, ma soprattutto fare una scelta più consapevole del percorso universitario e del lavoro che vorrà fare nella vita. Per qualsiasi informazione extra non esitate a contattarci, vi lascio tutti i riferimenti qui sotto. Se inoltre conoscete delle persone che potrebbero essere interessate, ma anche delle scuole che vorrebbero in qualche modo dare l'opportunità ai loro studenti di conoscere questa incredibile opportunità di esperienza di stage all'estero, contattateci qui sotto. Le presentazioni sono completamente gratuite. Come dicevo, noi di Kiva International collaboriamo già con moltissimi istituti superiori e mandiamo moltissimi ragazzi all'estero ogni anno. Vi ringrazio per l'ascolto, iscrivetevi al canale e condividete con i vostri amici questa opportunità. Ciao!